giunti a questo punto della ruota dell'anno, la notte tra l'1 e il 2 febbraio, celebriamo Imbolc. Imbolc è il Zappa che segna l'inizio del rinnovamento. In perfetta armonia con la natura che si risveglia, anche il nostro essere purificato ora si prepara ad accogliere il ritorno della luce. Imbolc è anche conosciuto come Candelora o giorno di Santa Brigida ed è il Zappa che cade tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera. Questo perché, malgrado sia ancora inverno, ci possiamo preparare ad accogliere il rifiorire della natura. Brigide è una delle dee celtiche più famose in assoluto. Questa dea era così importante che nemmeno la Chiesa è riuscita a spodestarla ed ha creato di conseguenza Santa Brigida, che guarda caso cade proprio il 1 febbraio e prende il nome di Candelora. Ma Brigid è una triplice dea, la triplice dea del fuoco, ovvero una dea che porta in sé tre aspetti molto importanti per gli antichi celti. Brigid fanciulla, che incarna l'ispirazione e la genuinità. Brigid adulta, signora della forza e dell'audacia, dell'intraprendenza. E Brigid anziana, simbolo della saggezza e della guarigione. Per celebrare questa notte magica ed allinearsi con le qualità della dea Brigid, quindi nutrirsi di riflesso dei suoi poteri e sentirsi forti, saggi, coraggiosi e di ispirazione, prendiamo tre candele, una bianca o argento, una rossa o arancio e una nera o viola. In alternativa ricordiamo che il bianco è universale, quindi potete anche prendere semplicemente tre candele bianche. Dopo aver fatto una breve meditazione e magari anche un bagno caldo e rilassante per purificare, prendiamo le tre candele e accendiamo prima un incenso. Consigliamo il sandalo, l'ambra, la mirra o la salvia bianca come profumazioni. Intoniamo un canto spontaneo in onore di Brigid, dicendole che le tre candele sono in onore di ogni suo aspetto. Quindi le accendiamo anche ricordando soggettivamente i propositi di Iule, che ora possono iniziare a vedere la luce, e se non avete fatto una tavola delle visioni o non avete celebrato Iule, comunque fare un po' un elenco dei propri propositi di crescita. Quindi accendiamo le candele dicendo: onoro te, Brigid, signora dell'ispirazione, onoro te, Brigid, signora della forza, onoro te, Brigid, signora della guarigione. Brigid porta la luce nella mia vita. Prendiamoci del tempo, osservando la luce delle candele. Guardiamo la fiamma e lasciamola bruciare finché vogliamo. Poi spengiamole senza soffio per riaccenderle in finestra, dove le lasceremo consumare tutta la notte.